Amici del Gruppo Sportivo Italiano, ben ritrovati alla quarta puntata di Mezz'ora da Amatori. Oggi è una puntata particolarmente ricca, non vi svelo il contenuto, ma parto subito con il primo argomento. Si parla di equitazione. Alla mia sinistra e alla mia destra vedete due ospiti, entrambi si chiamano Giuliano. A sinistra c'è Giuliano Pepe, il maestro Giuliano Pepe, ideatore del famoso metodo per montare a cavallo in scioltezza e tranquillità, il cosiddetto Pepe Horse Training Method. Mentre a destra Giuliano Rossi, cavaliere del gruppo dei CDC del maestro Pepe. Allora, maestro, come nasce la tua passione per il cavallo? La mia passione per il cavallo è una cosa innata sin da quando ero piccolo. A tutti, ovviamente, questo animale affascina e piace per la sua eleganza, per la sua maestosità e per tutto quello che fa parte del mondo del cavallo. La passione vera e propria è qualcosa che uno ha dentro e ce l'ha da piccoli, quindi è un coltivare la propria passione fino ad arrivare a diventare parte poi della propria vita. Parte integrante della tua vita. Giuliano Rossi, allora, l'incontro con il maestro Giuliano Pepe. Niente, questa passione forte che ci accomuna, tanti anni fa ci siamo incontrati in un maneggio e da allora siamo stati inseparabili, cioè ogni volta uscivamo insieme, stavamo insieme tutti i giorni che potevamo, insomma, nel centro a curare i nostri animali e da lì è nata questo affiatamento. Allora, questa è una domanda un po' più tecnica per il maestro Pepe. Cos'è la monta americana di cui si parla? La monta americana è uno stile di monta che ovviamente si differenzia da altre tipologie di monta a cavallo. Il mio in particolare è la passione sconsiderata della monta americana, visto la passione innata che ho sin da quando ero piccolo per i film western, e che comunque subito dopo diventa quasi uno stile di vita. Quindi questa voglia di libertà, di l'immaginazione di queste praterie, tutto quello comunque che circonda quella che è la vera e propria monta americana, insomma. Senti, maestro, una mia particolare curiosità. Il cavallo non si può definire sicuramente un animale domestico, ma è sicuramente uno degli animali che in assoluto ha aiutato e attraversato attraverso la storia dell'uomo, ha aiutato l'uomo in tante cose. È uno degli animali più empatici in assoluto. Cioè, quando uno si approccia con un cavallo, qual è la cosa sbagliata da fare e qual è la cosa giusta da fare? Allora, diciamo che fondamentalmente uno che ha un approccio con un cavallo o comunque col mondo dell'equitazione deve essere consapevole di ciò che sta facendo. Consideriamo sempre che il cavallo comunque è un animale, va trattato da animale, anche se noi a volte immaginiamo che possa essere il nostro miglior amico, ma in realtà ci sono delle regole ben precise da tenere, alle quali attenersi, per non rischiare la propria incolumità e quella del nostro amico. Sicuramente una forte dose di coraggio, di tranquillità anche nell'avvicinarsi a questo animale è un ingrediente fondamentale per avvicinarsi a questo meraviglioso mondo. Grazie. Allora, Giuliano Rossi, leggo, detto il Change, questo soprannome simpaticissimo, da dove nasce? Questa è una domanda da un milione di dollari, perché neanche io lo so, cioè nel senso sono anni che vado a cavallo e sono anni che cambio continuamente il cavallo. Una cosa sbagliatissima, perché con un animale dovresti prendere un affiatamento, un feeling, che è una cosa bellissima, e io nel momento in cui lo sto prendendo lo cambio. Cioè, ancora ad oggi non riesco a capire il motivo, forse sarò io sbagliato, però è una cosa che non la capisco. Allora, una lunga militanza per entrambi al Centro Ippico Cristallo di Latina, poi, quasi un anno fa, una svolta, entrambi decidete di cambiare e passate al Centro Ippico Fontana del Prato a Cori.
un'esperienza che vi assegniamo in che maniera? Sicuramente in maniera positiva, nel senso che non tutti hanno la possibilità di avere il cavallo nel proprio giardino o nel vicino casa, insomma, eccetera, ma spesso ci dobbiamo affidare a strutture che ci vengano i nostri amici, e la ricerca anche con consapevolezza e considerazione di come possa stare il nostro amico presso un centro ci ha portato in questo meraviglioso maneggio che si trova a Cori, dove i nostri cavalli stanno magnificamente bene. Perché tutto questo? Perché l'importante nell'equilibrio psicofisico del nostro cavallo è l'ambiente nel quale lui si trova a stare, insomma, tutte queste cose qua. Se il nostro cavallo sta bene, è alimentato bene, è rilassato, ha degli spazi da dedicare al 2 ore o 3 ore al giorno da passare in un paddock all'aperto, sicuramente non può fare che del bene alla salute del nostro amico. E questo è un centro che si presta benissimo per queste cose, per la particolare attenzione che hanno proprio in questi dettagli che sono fondamentali poi per il benessere del nostro amico. Bene, allora prima di passare all'argomento centrale di questa intervista, volete aggiungere qualcosa per quanto a quanto ha detto il maestro? Perfetto. Allora, parliamo del Pepe Horse Training Method. È un più che un metodo, diciamo che per noi è diventato uno stile da andare a cavallo, nel senso che abbiamo impostato le nostre passeggiate, le nostre uscite, il nostro stare insieme a cavallo in modo tale che queste passeggiate, perché poi i cavalieri della domenica, così ci piace considerarci, insomma, debba essere assolutamente una passeggiata di allegria, simpatia, benessere dopo magari una settimana di lavoro e soprattutto, e cosa fondamentale, la sicurezza propria e dei nostri amici, come ho già detto prima. Uno dei cardini, diciamo, del nostro gruppo, chiamati CBC, Cavalieri di Città, perché questa è la sigla del nostro gruppo, è proprio il fascino dello stare insieme, ovvero non esiste la passeggiata in solitudine, si esce tutti insieme. Se qualche nostro amico ha un problema, gli stiamo vicino, lo aiutiamo, lo assecondiamo affinché possa risolvere quel problema, affinché la passeggiata possa diventare piacevole e bella per tutti quanti. Questa è la nostra filosofia in maniera rigorosa e categorica proprio del nostro gruppo, che forse per qualche verso ci contraddistingue anche da tanti altri persone che come noi sono accomunate dalla passione per il cavallo, che però a volte dimenticano delle regole fondamentali dello stare insieme e della sicurezza soprattutto. Torno da Giuliano Rossi per parlare della tua ultima esperienza con i Cavalieri di Città. Sì, in questo caso posso parlare dell'ultima esperienza fatta insieme, un'uscita tutti e quattro di domenica, un'esperienza bellissima perché ci siamo visti radunati tutti vicino al mare, un maneggio chiamato I Principi. Da lì è partita questa meravigliosa passeggiata. Io ho visto dei posti che qui alla Dina nemmeno mi aspettavo che ci fossero, belli, veramente belli. E questa è la bellezza anche di andare a cavallo insieme, scoprire nuovi posti, nuovi sentieri. E veramente sono rimasto colpito. Una domenica bellissima, 4-5 ore di passeggiata rilassante, e questa è stata veramente una cosa che mi ha colpito. E devo dire che ti sto invidiando, perché deve essere una cosa veramente molto bella. Allora, maestro, siamo ormai in conclusione. Cosa bolle in pettola per i Cavalieri di Città e cosa importantissima, cosa occorre fare per entrare nel tuo team?
I Cavalieri di Città hanno, o CDC come preferite chiamarli, hanno diverse iniziative. Nell'imminenza c'è un raduno nazionale che si terrà nei prossimi giorni ai Padroni del Vivaro. È un raduno molto importante perché si parla di un raduno nazionale, quindi cavalieri che verranno da ogni parte d'Italia, e questo nell'immediato. Successivamente in programma ci sono delle uscite in notturna, ci sono per quest'estate in programma due giorni da passare, noi amiamo definirli sotto le stelle, speriamo che il nostro obiettivo sia poi veramente questo e che riusciamo a raggiungere tutte le cose che insomma cerchiamo di fare e che raggiungiamo con degli ottimi obiettivi. E, meravigliose passeggiare ogni domenica o anche infrasettimanali, illustrando ovviamente i posti dove andiamo e facendo vedere anche e facendo trasparire soprattutto anche quelle che sono le nostre emozioni del momento. E niente, per entrare nel CDC occorre avere un proprio cavallo e avere tanta passione, non essere scalmanati, nel senso che le nostre sono tutte passeggiate molto tranquilli, molto rilassanti, in massima sicurezza, e condividere con noi questa meravigliosa passione che ci accomuna a tutti quanti, che è il mondo del cavallo, insomma. Bene, allora prima di congedare e ringraziare i nostri ospiti, in collegamento telefonico ho Daniele Davi, che è un giovane allievo del maestro Pepe, che ci conduce in un simpatico viaggio a cavallo tra i quartieri Q4 e Q5 a Latina. Allora, Daniele, ci sei? Ci sono, ciao Daniele, ciao. Allora io ho con me il maestro Giuliano Pepe e ho Giuliano Rossi, che ci hanno già molto piacevolmente intrattenuto su questa tematica che è bella, 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 bella. Allora, dici la tua esperienza, dopodiché manderemo in onda il contributo che hai preparato. Ti sentiamo benissimo, puoi parlare, Daniele. La domanda era, visto che tu fai parte dei Cavalieri di Città, la domanda era le tue emozioni e poi un lancio per il servizio che hai preparato per il viaggio itinerante tra i quartieri Q4 e Q5 di Latina. Ci siamo.
intervento e ti auguro e ci risentiremo sicuramente prossimamente. Ciao Daniele! Allora, è il momento di salutare i nostri ospiti, il maestro Giuliano Pepe, grazie, Giuliano Rossi, grazie, e in sovrimpressione stanno passando i numeri per contattare il maestro per potersi iscrivere. Adesso andiamo con il contributo di Daniele Draghi, poi in studio nuovamente parleremo di altro tipo di cavalli, parleremo di motori insieme a Riccardo Di Lello. Dalle pianure del Lago Pontino. Faremo un giro sui nostri territori esplorando e facendovi conoscere quello che sarà un proseguito delle nostre puntate. Il canale della Litoranea e costeggiamo un canalone che ci porterà dietro Q4 e Q5, proseguiamo lungo il percorso dell'isola pedonale con i nostri cavalli, andremo a raggiungere dei nostri amici e ci incontreremo tutti quanti assieme. A più tardi. Bentornati, proseguiamo la nostra passeggiata lungo la pista ciclabile che ci porterà verso la Q4 e Q5. Attraverseremo a breve via Nascosa per prendere il proseguito di questa pista. Momentaneamente costeggiamo il canale, come vedete c'è gente che ci viene incontro, quindi la giornata permette di uscire sia a piedi, a cavallo, fare attività sportive. Noi abbiamo i nostri amici a quattro zampe che ci richiedono la nostra presenza. Siamo in onda. Vedete, siamo alle spalle del quartiere Q4 e Q5 e come potete ben notare siamo in mezzo alla natura e si può entrare e girare intorno alla città perfettamente, quindi abbiamo una città immersa nel verde dove gli spazi per i nostri amici sono favolosi e noi la conosceremo così. Proseguiamo la nostra passeggiata, ci stiamo allontanando un po' dai quartieri Q4 e Q5 ma ci stiamo avvicinando un posto misterioso, un posto dove c'è un bosco e dietro di ciò c'è la pontina, ma prima c'è un cantiere dove incontreremo un nostro amico, lo andremo a trovare e vediamo la sua reazione nel vederci all'insaputa. Stiamo avvicinando al bosco, entreremo, vedremo qual è il percorso più opportuno da fare. Scopriremo una strada nuova. Sentiamo anche dei rumori dall'altra parte. Non sappiamo che cosa c'è, ma sentiamo dei rumori. Andiamo a vedere. Questo era qualche vivaio, perché è tutto abbandonato. Guarda, già lo vedo là in fondo, secondo me è lui. È un bel momento, no? Sì. Vedo Giuliano in fondo che o scrive o parla al telefono. Vediamo la sua reazione. Ma per gli amici di Mezz'ora d'Amatori, Daniele, ma chi è questo Giuliano? È un nostro caro amico, uno di quattro cavalieri di Cori di Q4
cui ci siamo uniti e stiamo cercando di riportarlo con noi, di farlo avvicinare. Ce la faremo? Andiamo a vedere. Andiamo. Di quale? Vai a prendere qua, se lo posso fare. Sì. Pure qua, se lo posso. Andiamo. Proviamo a strada diversa. Questa pure meglio. Faccio vedere questa. Lo chiamiamo? Sì. Vedete sta camion bianco? Sì. Chiamalo. Sta proprio sotto la crosta. Pronto, ma devi passare dopo, devi passare a prendere il caffè giù? No, guarda, perché te lo stanno a portare, se ti gira alla tua sinistra, ecco, di fronte, alza gli occhi verso il bosco, girati. Ti abbiamo portato il caffè! Va bene, arriviamo. Andiamo. Ragazzi, siamo arrivati al capolinea. Il nostro obiettivo era raggiungere il nostro amico Giuliano Pepe, il primo vero unico maestro del nostro gruppo, e l'abbiamo raggiunto con lo scopo di venirlo a salutare. Lui adesso sta prendendo in mano Kick Horse perché si sente a suo agio con il cavallo in mano, aspettando di vederlo con il suo spirito in mezzo a noi. Da dire che il cavallo gliel'ha consigliato Giuliano Pepe, presidente del gruppo. A distanza di qualche tempo mi ha dato ragione anche su questo meraviglioso animale, dicendo che lo sta facendo veramente divertire e gli sta dando quell'emozione che lui cercava nel nostro carissimo amico a quattro zampe cavallo. La trasmissione si conclude qui, abbiamo raggiunto il nostro scopo per oggi, salutiamo tutti. Daniele, amici. Scusami, una domanda però dal nostro pubblico a casa, stanno arrivando centinaia di mail, tutti si chiedono quando potremo finalmente vedere Giuliano Pepe in azione coi cavalieri. Trasformo e posto la domanda direttamente a lui. A breve, brevissimo, anche perché i miei amici è la seconda volta già mi vengono a trovare in questo meraviglioso prato che io metto a disposizione per loro. E quindi diciamo che nell'arco di una ventina, 25 giorni sarò di nuovo insieme a voi per queste meravigliose scampagnate. Abbiamo registrato tutto. Un'ultima domanda anche, Daniele, scusa, sono arrivate anche tantissime email che chiedono informazioni del quarto dei quattro cavalieri, Giuliano Rossi al secolo Peppiniello, di lui si sono perse le tracce da un po' di tempo ormai. Giuliano, tu sai qualcosa? Sappiamo che sta arrivando con dei caffè da offrirci, perché non so se sta montando ancora o se ancora condivide la nostra passione, ma so che ci sta portando dei caffè caldi in cantiere per tenerci comunque compagnia. Quindi a questo punto, se arriva effettivamente, potremmo intervistarlo? Certamente. E saremo certamente i famosi quattro, quindi. A fra poco allora. È arrivato anche Giuliano Rossi, il quarto membro dei CDC, che ci dirà lui cosa ci
ci aspetta in questo periodo estivo, cosa vorrà fare e come vorrà trascorrere il periodo con noi, con il nostro maestro, con il nostro presidente, e cosa vorrà fare prossimamente nei prossimi mesi. Ma io già l'avevo deciso da tempo e adesso ne sono estremamente convinto che devo tornare a Latina, perché comunque voglio stare insieme a voi. Non so se andrò ai Principi, ma sicuramente starò a Latina e tutti i giorni starò con voi. Sicuramente ci sarà modo di stare più vicini, visto che avremo anche i carrelli, quindi ci divertiremo al di fuori dei centri e dei nostri alloggi privati. Quindi prossimamente vedremo come si evolve la storia e scopriremo nuove mete tutti assieme. È vero. Va bene. È una promessa. Ciao a tutti. Di nuovo in studio dopo l'interessantissimo servizio di Daniele Dali a cavallo per i quartieri Q4 e Q5 di Latina. Ciao Riccardo. Riccardo, buonasera. Ancora con me, si parla di un altro tipo di cavalli, si parla di motori, in particolare di uno spettacolo, a quanto ne so, della nuova Kia Sorento, non sto sbagliando in italiano, si chiama Sorento con una sola R, ed è il SUV di casa Kia, terza generazione. Adesso parlacene e mentre tu ce ne parli scorrono le immagini per vederla al meglio. Hai detto bene, Giovanni, si pronuncia con una sola R, Kia Sorento, però penso che ormai tutti quanti la conosceranno come macchina. Siamo giunti alla terza generazione, sì, da quando è uscita la, diciamo, il primo modello nel 2002, adesso siamo arrivati nel 2015 e Kia ha presentato l'ultimo gioiello, appunto, che è la nuova Kia Sorento. Motorizzazione rivista, è un 2002 di cilindrata, motore un po' più piccolino rispetto alla prima versione che era 2005. Questo è un 2002, quindi anche con un occhio alla crisi, diciamo così, per chi volesse risparmiare un pochino. 2002 di cilindrata, però rimanendo in tema equitazione, con 200 cavalli, quindi è una macchina anche dalle prestazioni abbastanza importanti. E niente, la macchina viene prodotta in tre allestimenti. Si parte con un allestimento, diciamo, di ingresso tra virgolette base, l'allestimento A, due ruote motrici, e parte da un listino di 36.500 euro. Poi si va a salire nella versione 4 ruote motrici e passiamo a 41.500, per poi arrivare alla versione top di gamma, la Class, che è veramente il top, il non plus ultra, veramente tutto, e siamo a 49.000 euro. Bene, e una sola curiosità, una macchina adatta a chi? Beh, sicuramente non è adatta un po' a tutte le tasche, quello sì. Oltre che questo, che hai detto i prezzi e ce ne siamo accorti, ma qual è il guidatore ideale, secondo te? È una curiosità, penso. Ma il guidatore ideale di questa macchina è una macchina che può essere adatta alla famiglia, perché comunque sia una macchina spaziosa, comoda. C'è anche la versione 7 posti, quindi per chi ha una famiglia numerosa l'opzione 7 posti può essere interessante. Oppure anche alla persona, al padre di famiglia, anche al singolo, comunque sia. Adesso è un periodo che il SUV va di moda. Anche chi non ne ha bisogno si fa fuori strada per andare in città, non fuori strada, però è la moda, quindi la moda si adatta un po' a tutti, insomma, ecco. Benissimo, dove la vediamo? La macchina, per chi fosse interessato, la può venire a visionare presso la Promotors, il venditore ufficiale Kia Motors di Latina, in via Piave numero 75. Troverà me con un omaggio per tutti gli ascoltatori della trasmissione Mezz'ora da Amatori e la rubrica Mezz'ora da Amatori. Benissimo. Grazie Riccardo, grazie alla prossima, grazie. E sicuramente ti verremo a trovare. Grazie. Ultima parte di Mezz'ora da Amatori, abbiamo parlato di equitazione, abbiamo parlato di auto e adesso parliamo di calcio a 11 con le finali nazionali dell'MSP Italia, calcio amatoriale. Alla mia destra il presidente nazionale del gruppo sportivo italiano Alessandro Donizzi e alla mia sinistra Riccardo Di Lennola nella sua veste istituzionale di designatore. Buonasera del gruppo sportivo italiano di Latina. Allora, presidente, prima di tutto,
È stata una bella stagione, mi sembra, per quanto riguarda il calcio amatoriale a 11. Tante squadre, tanto gioco, cose andato bene, 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 e cose invece bisognerà ancora rivedere. Allora, diciamo che la stagione finora è andata molto bene. Già a settembre il campionato aveva presentato delle novità in termini di partecipazione, perché dalle 13 squadre della prima edizione dello scorso anno erano già passate a 15. Queste 15 squadre sono ancora tutte in attività, perché il campionato si chiuderà i primi giorni di giugno con la finalissima che disputeremo con molta probabilità anche quest'anno allo stadio Francione di Latina. Un campionato combattuto ed estremamente equilibrato, come lo fu quello dello scorso anno, e tutta la stagione avrà il suo epilogo massimo dal 25 al 28 giugno a Rimini, dove disputeremo le finali nazionali del calcio a 11, che quest'anno proprio MSP Italia ha dato a noi l'incarico di organizzare. Quindi una gran bella responsabilità, una cosa che ci riempie veramente di soddisfazione, perché sarà un evento particolare, curato come è il nostro stile, e con una grande rappresentanza, perché già da qualche settimana abbiamo avuto richieste di partecipazione da varie regioni d'Italia. Sono già prenotati la Sardegna, la Campania, il Friuli Venezia Giulia, le Marche, ovviamente il Lazio. Noi saremo presenti con le due squadre che saranno rispettivamente la vincitrice della finalissima del campionato amatori e la vincente del campionato, quindi della regular season. Abbiamo questa peculiarità. E poi niente, la stagione sta procedendo bene, siamo nella fase viva in cui si vanno concludendo un po' tutte le manifestazioni, non solo il calcio, anche il calcio a 5, il calcio a 8. E quindi niente, siamo molto soddisfatti per come sta andando e siamo già proiettati alla grande attività che ci vedrà impegnati anche nel periodo estivo. Una domanda per Riccardo. Allora, non a caso ho parlato della sua veste istituzionale, che è quella del designatore. Cioè, lui è colui che ha l'onere e l'onore, a volte le scelte sono anche abbastanza difficili, di accoppiare una gara a un arbitro, di decidere quale arbitro è giusto per quella gara, perché come ben sapete non tutte le gare sono uguali, non tutti gli arbitri possono arbitrare certe gare. Allora, Riccardo, una domanda sul tuo lavoro: qual è la principale difficoltà che trovi? Ma hai detto bene te, Giovanni, il discorso del designatore ha molti onori ma anche molti oneri. E la difficoltà principale è proprio quella di riuscire ad abbinare l'arbitro giusto alla gara giusta, perché molte volte ci sono delle gare magari un po' delicate che non tutti gli arbitri possono dirigere, quindi dobbiamo sempre cercare il giusto equilibrio tra l'arbitro e la gara che si va a disputare. A volte ci sono delle finali delicate, oppure ci sono delle partite dove magari si decide la finalista, insomma. Questo adesso è proprio poi il periodo clou della stagione, dove si stanno disputando parecchie semifinali, quarti di finale, playoff. Quindi questo è un periodo molto molto delicato della stagione e il problema principale è sempre quello di riuscire ad accontentare sia l'arbitro che anche la squadra, perché giustamente ci sono alcune squadre che magari hanno avuto alcuni problemi con qualche direttore di gara, allora... Anche perché qui stiamo parlando di calcio a 5, certo. Calcio a 6, 8, amatoriale. Quindi bisogna assolutamente cercare di far confluire non solo l'esigenza del club, l'esigenza della squadra, ma la disponibilità dell'arbitro. Che non ha quel certo. Lavoro come sua occupazione certo. Principale, magari quel giorno c'è quella gara importante, ma magari non può essere a disposizione esatto. Per determinato esatto. Arbitro. Esatto. E quindi dobbiamo, è un po' come un mosaico, dobbiamo certo. Cercare di far combaciare, tutte le far confluire esatto, parecchie esigenze. Allora, sì. Siamo quasi al termine. Presidente, vuoi ancora aggiungere qualcosa per quanto riguarda il calcio a 11? Ma niente di particolare, noi andremo a concludere la stagione provinciale, ti ripeto, i primi di giugno. Ovviamente
estendiamo a tutti quanti gli appassionati l'invito a partecipare, ad assistere alla finalissima allo Stadio Francione, perché l'ingresso sarà gratuito e sarà l'occasione per vedere il vero calcio, così lo chiamiamo noi, perché è fatto da gente che non prende soldi, certo, gente che dedica del tempo senza averne un ritorno economico, cioè per la passione, insomma. L'anno scorso vedevo una finale stellare, fantastica, tra l'altro visibile ancora sul nostro sito, che è gruppo sportivo italiano.it, una finale finita ai calci di rigore dopo una stagione equilibratissima. Quindi spettacolo, uno spettacolo. Spettacolo, uno spettacolo. Certo. E poi soprattutto per chi magari per la prossima stagione avesse in mente di buttarsi, di cimentarsi in campionato amatori, è un'occasione per vedere di cosa si tratta. Benissimo, allora ringrazio Alessandro Domizzi, presidente nazionale del Gruppo Sportivo Italiano, ringrazio Riccardo Di Lenola con tutte le sue difficoltà, grazie Riccardo, grazie. E ci congediamo tra pochissimo. Buonasera. Allora anche per questa puntata è veramente tutto, prima di lasciarvi voglio ricordarvi che nella prossima parleremo di fitness con gli amici del Palafitness di Latina, parleremo poi delle varie situazioni che si stanno creando nei campionati, stiamo terminando parecchi campionati, parleremo di quelli, dei vari tornei che cominceranno in estate, parleremo della nutrizione dell'atleta, anche se si parla di amatori, è giusto sapere cosa mangiare dopo, cosa mangiare prima, perché non è possibile certe volte trovarsi in campo gente che sta male perché ha mangiato troppo. È tutto veramente, grazie e alla prossima.